Di nuovo ben trovati ragazzi, questo è il bar del calcio. Io sono Manuel, in descrizione trovate tutte le nostre informazioni, accomodatevi ragazzi per questa nostra chiacchierata. Allora, ho ascoltato ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri, un intervento in una nota radio romana di Giancarlo Oddi. Per chi non lo conoscesse, mi preoccuperei di aggiungo io, parliamo di un giocatore campione d'Italia con la Lazio nel 74. E in questa radio, intervistato in questa radio, gli è stato chiesto, Giancarlo, la Lazio ha fatto il bel gesto di invitare te ed altri ex giocatori della Lazio storici alla cena di Natale. E questo è un merito della Lazio, brava Lazio. Che impressione hai avuto di primo approccio dall'ambiente? E lui ha detto una cosa che in ambito calcistico mica è tanto buona. Mica è tanto buona. E Giancarlo Oddi lo sapeva anche nel momento in cui lo dichiarava. E ha detto: bell'ambiente, bel clima, bella festa. Però sono troppo buoni sti ragazzi, sono troppo bravi. Cioè, raga, quello che dice Oddi, nel mondo del calcio spesso si dice, permettetemi un po' una parola un po' forzata, no? Quando giocavo a calcio il mio allenatore mi diceva, tu ti devi imparare ad essere fio de una mignotta. Paraculo, furbo, cattivo. Ok, raga, il calcio è questo. Il calcio è questo. E forse essere troppo bravi ragazzi può essere un problema. Ok? E questa è la prima cosa. Seconda cattiva indicazione che mi è arrivata da sta cena di Natale. Poi io vi dico la verità per come sono fatto io. Vieni il giorno prima da una partita persa contro l'Inter, dovresti avere il muso, dovresti proprio essere incazzato. Io capisco il Natale, il clima, capisco tutto, ma se hai perso te devi rotere il culo, raga. Ma com'è possibile che tu in meno di 24 ore cancelli la rabbia di una sconfitta, dovresti avere voglia della partita della domenica dopo per magnarti l'avversario? Ma co come funziona sta cosa? Boh, vabbè, io sono strano io, cioè. Qua i risultati negativi e i cattivi segnali non lasciano strascichi. E ripeto, lasciare strascichi potrebbe essere anche costruttivo, perché magari te dimentichi delle stronzate che hai fatto. Qui la sensazione è che d'amblè pronti partenza via e cambia, ti dimentichi già di quello che è successo ieri e resetti come se nulla fosse successo. Vabbè. E poi arriva, mi è arrivata un'altra cattiva indicazione. Questa volta, leggendo le dichiarazioni rilasciate da molti giocatori, ma ne prendo due a campione, Zaccagni e Cataldi. Allora, nel momento in cui Zaccagni e Cataldi dichiarano, quasi a essersi messi d'accordo, che dal prossimo anno, da gennaio, ci dovrà essere in campo un'altra Lazio. Ma raga, ma sta cosa è di una gravità inaudita. È di una gravità inaudita. Cari Zaccagni, cari Cataldi, che in questo concetto sicuramente siete stati in rappresentanza della maggior parte della rosa, vi ricordo una cosa, scusate la ripetizione. Che da qui alla fine dell'anno ci stanno altre due partite che la Lazio non può permettersi di perdere. Cari Zaccagni e cari Cataldi e cari tutti gli altri che la pensano come voi. Finisce la partita, vi dimenticate subito quello che è successo. Ma fate pure peggio. Rimandate a dopodomani quello che dovete fare oggi. Rimandate a dopodomani, ve lo ripeto, quello che dovete fare oggi. Perché
Mi fate pure un cacchiao, che così con sta gola mi faccio solo del male a urlare. Cioè, io ve lo giuro, ho letto quelle dichiarazioni e sapete bene, faccio sempre una premessa che per molti di voi può essere anche antipatica. L'ho presa da fonti attendibili, l'ho letta da fonti attendibili, perché io ho proprio i siti, alcuni siti proprio bloccati. Ecco, ragazzi miei, ma stiamo a giocare? Ma che modo di ragionare è questo, ragazzi? Io ho la sensazione, vado al dunque, che questa squadra vive proprio su una realtà tutta sua, forse non ha nemmeno la percezione di quello che sta a fare. E questa sarebbe forse la spiegazione ad una stagione fatta di continue prestazioni mancate, di errori, di alternanza devastante dei risultati. Almeno così avrebbe una logica, avrebbe un filo logico la situazione. Ragazzi, se no, io non lo so, Io rimango proprio... Non lo so, ragazzi, sono sincero, rimango proprio così. Il nuovo anno dovrà essere l'anno da rivincita, oppure Provedel, nel nuovo anno rivedremo la vera Lazio. Raga, a me dei buoni propositi, dell'ipocrisia natalizia, ve lo dico proprio sinceramente, non me ne può fregare di meno. A me mi interessa oggi, non domani, non dopodomani, a me interessa oggi. E cari miei giocatori della Lazio, sappiate che ci sono due partite da vincere, da qui alla fine dell'anno, da vincere. Ecco, io mi auguro che il messaggio arrivi, perché sinceramente me ne frego del contesto natalizio, me ne frego del contesto fatto di buone cose, di sorrisini, di tutte queste stupidaggini che sinceramente a un certo punto, soprattutto adesso nel nostro ambiente laziale, rompono un pochino le scatole, vi dico la sincera verità. Io ricordo serate trascorse là fuori, quando ci sono state le cene di Natale della Lazio, con situazioni e ambienti tutt'altro che come quelli attuali. Ragazzi, è rotto qualcosa, ragazzi, ma proprio in maniera, io avverto sta cosa enorme che si è rotto qualche cosa. Io sono sempre più convinto che questa stagione, purtroppo, anziché sancire finalmente nella storia dello Tito due stagioni di fila fatte bene, secondo me invece questa stagione ancora una volta ha sancito l'alternanza di rendimento e ha sancito la chiusura di un ciclo Sarri, dal quale onestamente, ve lo dico con grande delusione, mi aspettavo molto, ma molto di più, vi dico la sincera verità. Ciao a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un abbraccio forte, ciao.